Sei pronta? Registro da 3, 2, 1, ora. Questa è quella faccia da culo inutile. Suona la campanella su Video Game History Italia. Ciao! Guardate chi vi ho riportato Sono dopo lungo tornata! tempo. La Newb è tornata tra noi. E torna tra noi a fare cosa? A fare una miniserie. Adesso ti porto un gioco francese fatto da degli studenti dell'Engmijm. Sì, va Beh, ovviamente benissimo. in sovrimpressione sarà chiaro. Che si chiama Facteur. Gioco del 2013. Mi butterei, giochi tu, sappilo. Io non ne so niente. Let's play. Nota. New game. Worst, perché worst? Perché non le freccine? Un appello ai programmatori di videogame. Fatelo con le freccine. Tu sei il postino, l'unico Sì? responsabile della posta. Andando in giro per il territorio devi trovare le case, ma stai attento. Le vedrai solo una volta al giorno. Avvicinati abbastanza per avere accesso e soprattutto non andartene via, spesso scompaiono tanto in fretta quanto sono comparse. Conterai i personaggi a cui devi dare la posta. I loro sentimenti, no? Le loro sensazioni sono quello che tengono insieme questo mondo di carta. Se uno di loro non riceve la posta per troppo tempo, che cosa resterà di lui? Tutto chiaro, Non no? troppo. Lunedì, proceda. Allora, io questo gioco in realtà non è che lo conosco. Vai, non ti fermare, va, procedi. Che mi crescono le mucche. Sono bellissime. Io non è che lo conosco questo gioco. L'avevo tirato fuori per farci un intervallo. Poi mi sono reso conto che Una aveva cosa, un come faccio? potenziale mostruoso. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Siamo a casa di Pierre Pierre e e Jean. 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 Cosa ne pensi? Casetta, casona. Casona. Mezza casa è bella, mezza casa è la fine del mondo. Devi andare da lui e spingere spazio. No, la freccia. Oh, ciao! Sarà una bellissima settimana. I lunedì non possono partire meglio che con un po' di posta, insomma. Non so come le persone come Pierre, che nessuno apprezza, possano vivere la loro vita, ma non siamo qui per parlare dei problemi di mio fratello. Ah, sono fratelli, quindi. Yes. Ok. Posta. Ti invito a portare la posta anche al suo carissimo fratello. Io con guasto dei problemi, ricordiamocelo. Ma non andare avanti, gira solo e poi vai avanti. Oh, che bello che tu sia venuto, anche se non hai nessuna posta per me. Se ricevessi della posta, sarebbe da parte dei miei genitori, che si riavvicinano a me. La mia famiglia vorrebbe che io scompaia. Wow. Fa di tutto per rendere la mia vita miserabile. Non bello. Dai qua, va là. Togliamo No, sei cattivo. il supplizio ai nostri fan. Avevi detto che giocavo io. Dobbiamo fare dell'allenamento, eh. Va bene, allora facciamo il punto. Due fratelli, Pierre Sì. Uno è quello figo e l'altro è quello sfigato. e Jean. Chi è lo sfigato tra Pierre e Jean? Pierre. Pierre. Pierre, ok, fantastico, fantastico. Un'altra cosa che ho notato la prima volta che ho dato un'occhiatina a questo gioco, la cui occhiatina in realtà si è conclusa alla prossima casa, è come nascono le mucche. Quello che ho detto prima, ero rimasta un attimo No, io, lasciata. cioè, nascono in maniera bellissima. Dal prato. François, ma no, nascono, cioè, fanno Oh, le le girandole, torno le girandole. gambe. François. Detto anche il girandolaio. Il girandolaio. E non ci dice una cippa, François. Sarà François quello?
Sì, c'era scritto François. E dici che abbiamo consegnato la posta alla persona sbagliata. François, torna qui. François, ridammi la posta. François! Patente libretto, François. Non si entra in casa, immagina. No. Non penso. Vabbè, non penso. Patente libretto, François. Non parlare di patente, ti prego. Vabbè, la grafica. Cerchiamo una mucca. State concentrati sulle mucche, che sono qualcosa di spettacolare quando nascono. Oh. Oh. Mai tanta attenzione fu spesa in un videogioco. Davvero, nessuna mucca. Che tristezza. Vabbè. Le mucche. E io mi sono fermato niente qua. Mucche, mi dispiace. Diane. No, no, aspetta, ma è un fiume quello. Sì? Ma fatto di post-it. Aspetta, voglio andare a vedere. Di post-it. Con permesso. Guarda, la corrente è fatta coi post-it. Bellissimo. Ciao, Diane. Spero che tu mi abbia portato qualche buona notizia. La situazione in Messico è complicata. Direi che Diane è messicana. Ho dei buoni amici laggiù, come tu ben sai. In quei giorni ho aiutato uno della resistenza, José, a scappare dal dittatore. Wow, fantastico. Siamo stati là per più di 2 anni. Ok. Ti fa interessante. Va bene. Le rovine di Troia in giardino. Beh, cioè, fanno atmosfera, sempre meglio degli gnomi da giardino. Va bene. Prossima posta. Prossima posta. Mucca! Ciao Mucca! Il mio nuovo eroe. Ma io vorrei sapere. Ah, sono staccionate queste. Ecco cosa sono. Si dice steccionate. Come steccionate? Staccionate. Cara Diane. Ma è la lettera che gli dobbiamo spedire. Cioè, che gli dobbiamo portare. Perché leggiamo la posta? Cara Diane. Come suggeriva la mia ultima lettera, la situazione in Messico è peggiorata. Ah, Riccardo. La situazione in Messico è peggiorata. Un gruppo armato guidato da José ha tentato un colpo di Stato. Si è proclamato il presidente, ci credi? Oh, ti darò notizia al più presto. Va bene, seconda lettera. Cara Diane, come la lettera suggeriva, è cambiato il colore della carta. La situazione in Messico è peggiorata, un gruppo armato ha tentato un colpo di Stato. Sì, perché il loro leader si è proclamato presidente. Cara Diane, la situazione in Messico è peggiorata, un gruppo nazionalista se l'è presa con gli stranieri e molti sono ostaggi. Sai che penso che dobbiamo scegliere che lettera mandargli. Mandarle. Si sbizzarrisca. Allora, José che diventa dittatore, il gruppo armato e basta, o gli ultranazionalisti fascistoidi? La facciamo tragica. Così da subito. José. Osè. Era il suo amico. Osè, va bene. Il tuo amico è diventato. Vabbè, bene, mi sembra positivo. Jean, ti scriviamo per avere notizie o per darti le notizie. Perché stiamo molto che non ci vediamo. Stiamo tornando dalla vacanza, a tuo padre è piaciuta molto, ma tuo fratello sta ancora in casa con te? Vogliamo sperare che se ne sia andato. Caro Jean. Ti scriviamo per la vacanza, stiamo tornando, tuo padre l'ha amata, la casa è ancora in piedi, ancora a posto? Ah, speriamo che non sia invecchiata la casa. Vabbè, insomma, che non si sia deteriorata. Jean, ti scriviamo per darti notizie, bla bla, quest'anno non siamo stati in grado di andare in vacanza, fino a che Pierre non se n'è andato dobbiamo provvedere per lui. Scegliela tu stavolta. Ma mai Pierre non ha fatto niente. La seconda. La casa. A me Pierre, povero Pierre. Ma come mi faceva bene?
François è una merda, quindi non ci ha parlato, quindi si becca. Spero che tu stia bene, è tanto tempo che non ci vediamo, penso che ti siano arrivati i biscotti, che ti sia piaciuto i biscotti. No, facevano schifo. Non dimenticare di continuare a vedere il dottore. Ah, ecco. Cavolo. Ah, ma lui non sta bene, François. Sembrava un po'. Sembra una cosa, non ha gli occhi, non ha la bocca, sì, non ha l'espressione. François. Spero che tu stia bene, tanto tempo che non ci vediamo. Sebbene non puoi darci notizie a causa del tuo cattivo stato di salute, speriamo che tu stia meglio, insomma, non ti dimenticare di andare a visitare il medico. Lo so che non ti piace, ma ti fa bene alla salute. Le lettere corte sono triste. Spero che questa volta non ti sia mangiato tutti i biscotti in una volta. Non puoi mancare un altro appuntamento col dottore. Tu sei stato cattivo con me. Non mi hai parlato. Martedì, andiamo a portare le nuove lettere, immagino. Ah, François! Ah, neanche nell'ordine di prima. Va bene, François. Mucca! Basta, non citare tutte le mucche. François. Va bene, tu, non ti arrivano delle belle notizie. Non ci dici niente neanche stavolta. Aspetta, la tua posta sarà, ti porto solo delle bollette la prossima volta. Va bene, e a François gli abbiamo detto che deve andare dal medico. Mi raccomando. Va bene, ok, lo stile grafico è veramente bello, iniziamo a fare dei commentari seri ogni tanto. Lo stile grafico è veramente bello e l'idea non so dove stia andando a parare. Io non ho ancora capito nulla, francamente. Non so dove stia andando a parare questo gioco. Però, boh. Mi ispirava, vediamo. Pierre et Jean. Innanzitutto Pierre et Jean. Fra l'altro, volevo far notare come questo. Ah, mi è bellissimo! Volevo far notare come questo giardino è innaffiato solo dalla parte sinistra. Per qualche stranissima Pierre ragione. Tiene, ma andiamo prima da Pierre. Andiamo da Pierre. Sfottiamo Gian. A Pierre, cos'è che gli abbiamo detto? Vabbè, ciao, sei di nuovo qui. Hai della posta per Gian. Almeno uno di noi ha una bella vita. Ah, lui dice che sarebbe più felice se io non fossi qua. Ovviamente ha imparato la lezione dai miei genitori. Che dicevano che Pierre non è mai stato parte della famiglia. Ma che stronzi. Come, scusa? Niente. Prendi la larga, mi raccomando. Volevo biciclettare un po'. Non è male questa l'idea del biciclettaggio. Cos'hai per me oggi? Spero qualche buona notizia dai miei genitori. Spero che stiano bene. Ma non hanno avuto una vita facile. Pierre non è mai stato voluto. Non se n'è mai voluto andare. È una lunga storia, non ti voglio annoiare. Ma che cazzo? Fatto Pierre per te. Ah, non lo so. Ma io sono carico per Diana più che altro, perché mi gasa questa cosa della resistenza messicana. Beh, in fin di conto è una buona notizia, dai, cioè. Vabbè, c'era il dittatore. No, aspetta, c'era il dittatore. Lei ha aiutato la resistenza e adesso la resistenza ha preso il potere. Pace e libertà. Ha preso il potere in maniera dittatoriale. Dici? E ha fatto un colpo di stato. Vabbè, contro un dittatore, mica glielo puoi chiedere per favore, ma scusi signor dittatore, potrei prendere il potere che come dittatore a lei non mi piace troppo. Cioè, non mi sembra il caso. Ma che bella macchina. Diane. Che bei occhi che hai, Diane. Che mai imparato di Riccardo? È una delle poche persone con cui mi sento ancora in contatto. È un peccato rimane ancora in Messico, insomma. Paul, che è un fotografo, ha deciso di rimanere e vivere la sua vita là. Ma la lettera che mi hai portato ieri mi ha informato di una brutta situazione, non di una bella situazione. Ah, quindi le vicende si dipanano in base alle lettere che portiamo. Ah beh, questo sì. Quindi potenzialmente ha una longevità mostruosa questo gioco. In base alle varie lettere che scegli ci sono combinazioni diversissime. Penso di sì, poi bisogna vedere quanto dura, non lo so. Presumo una settimana. Dici addirittura? Presumo.
Vabbè, io direi che è tempo che ci possiamo fermare, salutare tutti. Abbiamo dato una prima occhiata al gioco e non mi sembra affatto male. No, bisogna vedere dove va a portare. Direi che da quello che ho capito adesso andremo a modificare la posta altrui. Penso di... Andiamo a commettere illecito penale e civile. Iscrivetevi al canale, mi piace, ciao. Commentate e al prossimo video. Ciao ragazzi.